È ancora in carcere Gianluca Callipoli, ex sindaco di Pizzo e presidente di ANCI Calabria, arrestato lo scorso 19 dicembre nell'ambito dell'inchiesta Scotte Rinascita, che ha disarticolato i principali locali di 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia. Il tribunale del riesame non gli ha concesso nemmeno gli arresti domiciliari, nonostante l'emergenza coronavirus, con i rischi annessi all'interno dei penitenziari. Callipo, secondo i giudici, potrebbe continuare a delinquere anche da casa, motivazioni che ha fatto letteralmente saltare dalla sedia a Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili. È incredibile, ha commentato Corbelli, quello che è stato scritto, ovvero che Callipo, anche dagli arresti domiciliari, potrebbe continuare a delinquere. Insomma, al di là dell'aspetto umano, l'ex primo cittadino di Pizzo è atteso a casa dalla moglie e dai suoi due figli. Questo dimostra, secondo Franco Corbelli, che hanno trattato alla stregua del peggiore dei mafiosi un ragazzo di soli 37 anni che in 10 anni di attività politica non aveva mai ricevuto neppure un avviso di garanzia. Una nuova istanza, peraltro, è stata respinta nei giorni scorsi e il legale di Gianluca Callipo ha già fatto ricorso. Ora, in piena emergenza coronavirus, peraltro, non sussiste quindi più né la possibilità di reiterizzazione del reato né di inquinamento delle prove o presunti tali e comunque già acquisite, né certamente in questo particolare momento di fuga. Una decisione che in Italia viene presa nei confronti di molti detenuti come lui, socialmente non pericolosi. Dunque si concedano gli arresti domiciliari, conclude Corbelli, a lui e ad altri indagati, ancora detenuti, che proclamano la propria innocenza, mentre la minaccia del Covid-19 continua a dilagare per le carceri.